Ad Agrigento, al Teatro Pirandello, si è svolto il Christmas Concert a cura del Conservatorio di Musica Arturo Toscanini di Ribera e in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. Ascoltiamo il presidente della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, Alessandro Patti, e il direttore e la vice direttrice del Conservatorio, Riccardo Ferrara e Mariangela Longo. Teatro Pirandello ha il piacere di ospitare un evento speciale, un evento a tema natalizio, che si inserisce nel solco di un rapporto di collaborazione istituzionale che abbiamo intrapreso dal giorno del nostro insediamento con un'istituzione accademica di altissimo livello. Sto parlando del Conservatorio Toscanini di Ribera. Tante cose abbiamo già fatte, tante altre se ne sono in cantiere, dico, ma non è il momento degli annunci, questo lo faremo strada facendo. Intanto abbiamo il piacere di avere un concerto a tema natalizio eseguito dall'orchestra jazz del Conservatorio di Ribera. Come consuetudine nel periodo natalizio noi amiamo rivolgere gli auguri alla cittadinanza con un concerto e solitamente viene svolto dall'orchestra sinfonica. Questa sera promuoviamo una piccola chicca, quindi mettiamo in scena i nostri talenti del Dipartimento Jazz e Pop Rock. Il risultato è stato insomma, molto soddisfacente e molto apprezzato dal pubblico. Stasera abbiamo ascoltato i nostri migliori solisti di un dipartimento jazz di nuovi linguaggi musicali che è nato da pochi anni ma ha già al suo attivo diversi eventi nazionali e internazionali, ha collaborato con artisti di fama mondiale quali Paolo Fresu e Enrico Rava. Siamo felicissimi di aver accolto questo invito e di continuare questa collaborazione preziosa con la Fondazione e sicuramente faremo tanti altri eventi in prospettiva di Agrigento Capitale della Cultura 2025.